Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Vi abbiamo portato tanti di quei video inerenti ai posti più conosciuti di Parigi, oppure i posti più turistici e più fighi, ma questa volta abbiamo deciso di entrare più nello specifico e di portarvi quei luoghi che solo i parigini conoscono o solo i parigini frequentano. Così che se non è la prima volta che venite a Parigi e volete visitare qualcosa di un po' più particolare, ci pensiamo noi. Oppure magari anche la prima volta, però ci state 6, 7, 8 giorni, avete già visto il Louvre, il Tour Eiffel e tutto il resto. Cioè, date un'occhiata a questi posti che vi stiamo per far vedere in questo video, perché ne vale la pena. E aspettatevi posti veramente fighi. Esattamente. E iniziamo subito. E quella laggiù è Gare de Lyon. La Notting Hill ne ho altre. Diciamo che è una via fuori dal comune per Parigi, cioè sembra molto, appunto, come dicevamo, la Notting Hill di noi altri. Esatto. Perché ci sono tutte queste case colorate, però secondo me è molto più bella da questa parte che da quella, perché qui arriva il sole ed è molto più acceso, molto più belle. Sì, i colori sono più vivi rispetto a là, che sono un pochino più spenti. Infatti all'inizio ci ero rimasta un po' male, appena siamo arrivati io ho detto ah, ma è questa, ma i colori sembravano un po' più accesi su Instagram, pensavo fossero un po' modificate, no, le foto che ho visto su Instagram, però in realtà è come me l'aspettavo. E come potete vedere non siamo gli unici a venire a fare foto qua, infatti ci sono anche altre persone. E mi raccomando ragazzi, se volete venire qui a fare delle foto, dei video per Instagram, mi raccomando nel pieno rispetto di chi ci abita, anche perché questo posto ormai è diventato famosissimo su Instagram e ai vicini non è che piace molto, infatti su alcune case potete vedere tipo una foto. E qua inizio via c'è anche un ristorantino, come potete vedere, molto colorato, che si chiama appunto come il nome della via, della strada. E guardate quante persone che fanno le foto. E questo ragazzi è quando la creatività non ha un limite. C'è niente. Pensavamo di trovare un passaggio figo, invece non c'è niente. Vabbè. Sta fermo, sono anche fail, non solo cose positive. Ora ci troviamo, come avete visto, al ground control e stiamo salendo sopra. È molto carino. Sì. Dobbiamo andare là. Comunque è bella la riscoperta dei posti frequentati dai francesi quando i francesi non ci sono, perché sono tutti in vacanza. Esatto. Comunque raga, ho una fame, guardate che figo, c'è un autobus là. Ma mi sta piacendo troppo, ditelo che vi portiamo solo posti fighi. Qua fuori appena si arriva da laggiù c'è un autobus che fa appunto da mangiare. Ci sono anche altri vari stand, ma c'è anche un'altra cosa qua dentro, ovvero lo stand, possiamo dire, quello principale, dove ci si può sedere, ci sono varie cose, bar. Potete giocare benissimo a ping pong, potete andare in un aereo, oppure ascoltare la radio, ovviamente, per dire. C'è anche una libreria là dentro, cioè è un posto veramente figo. Andiamo dentro l'aereo, vediamo se si può entrare più che altro. Ci siano i posti. Sì, esatto. Se vi volete figata. Preparare nel partire in vacanza, ma ancora non siete pronti perché non siete abituati, no, a viaggiare in questi 2 anni di Covid. Sì, qua c'è una preparazione. Figo. Il quello molto industriale, c'è anche il videodrome. Ora decideremo cosa mangiare, potete scegliere tra hamburger cinese, taiwanese, non so, italiano, fanno italiano. Pizze, cose, dolci, fanno tutto e io sicuramente prenderò a mangiare made in Taiwan perché ho già visto. Io non c'è made in Romania, quindi ma contento, sto scherzando. E qua ci sono anche i bagni che sono molto molto fighi ragazzi, guardate qua, cioè
molto street comunque e particolare, possiamo dire, dai. C'è anche una palla da disco. Mary ha già ordinato, penso abbia preso la Crispy Chicken Bowl che costa 10 euro. Comunque i prezzi sono molto fattibili e sono fatti in casa e quindi ci sta. Ok, io ho preso un bacon burger a 9,50 euro, poi ho aggiunto patatine piccole che costano 4,50 euro e una salsa, altri 50 centesimi. In totale ho pagato 14,50 euro. È pronto il mio cibo, andiamo a cercare Stefano. Eccoci qui ragazzi, ci siamo seduti accanto a questa sfera molto particolare e ora dobbiamo mangiare, guardate qua il mio hamburger. Dovete capire che siamo in un posto molto bioartigianale. Infatti la Perla Spritz è fatto con robe loro, non so, dobbiamo assaggiarlo. Anche il colore è molto strano. Dimmi se è buono. Molto buono. Comunque sia, questo qua è il piatto di Mary invece, che ha preso pollo fritto con riso e insalata. Io comunque ho pagato 14,50 euro e Mary 10 euro. Buon appetito a noi. Mary sta già mangiando e dice che è buonissimo. Ora assaggerò anche un pezzettino. È buono, guardate qua raga. Molto unto, ma buonissimo. Che bel ketchup, in realtà è una salsa al pomodoro fatta da loro, perché si sente che è fatta da loro. È buonina. Era tutto buonissimo. Molto buono. E raga, se avete ancora fame, fiori di zucca. Alla portata di mano, letteralmente. Impaniamo? Vai. Nel frattempo il posto si è riempito, però non c'è comunque tantissima gente. No. E ragazzi, sono tutti francesi. Penso che noi siamo gli unici stranieri, sì, qua in mezzo. Comunque sono ancora le 2:30, ci sta. Forse si riempie questo pomeriggio. Sì, anche perché la gente viene a fare anche aperitivi oltre che a mangiare. Cioè raga, stavamo facendo il gioco della macchina gialla, in poche parole. E a Parigi è difficilissimo. Sì, proprio non ci sono macchine gialle, perché lei prima ha visto una panda, ma mi ha dato un cazzotto. Guardate, c'è una panda multicolore di cui ha un po' di giallo sopra. E proprio in questo momento stanno dicendo: è impossibile che tu trova una macchina gialla a Parigi per vendicarti. Esatto, eccola. Questo è il segno del destino. Appena passi i controlli, ovviamente dovete mostrare lo zaino. Poi c'è questa via lunghissima che sembra che stia andando nel nulla, cioè non sai dove stai andando. Però è il paese dei sogni. Esatto, il cartello ti fa capire che sei nella via giusta, perché c'è scritto Wonderland, come avete visto. Speriamo sia bello. Dai, teniamo le dita incrociate. Queste cose, ragazzi, se non vivete a Parigi, chi ve le fa vedere? Chi? Nessuno, perché i turisti non le sanno, solo noi. Cioè anche noi l'abbiamo scoperto. I parigini. No, però io seguendo siti parigini, cose, sì, 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 comunque del luogo, conosco cose che magari persone che cercano su siti italiani, non di persone del posto, non trovano. Esattamente. Ah, è una cosa molto molto importante, è che per i parigini questa è considerata la Coachella di Parigi, quindi lo scopriremo. Vediamo se sarà così. Non siamo mai stati al Coachella, ma ci immaginiamo. Esatto. Qui c'è anche la zona bar, zona basket a quanto pare, e non so, qui c'è una mappa di cosa. Ah, da dove arriva l'acqua a Parigi, quindi se volete scoprire da dove arriva l'acqua a Parigi, qui c'è tutto. Se volete vendono anche il CBD. Lì la sera fanno anche concerti, tipo come si chiamano quei concerti con le silenziosi, cuffiette? Esatto, dove ti metti silent, le cuffiette, balli. Esatto. Solo che ora è giorno ed è domenica. E ci stanno giocando a ping pong. Esatto. Molto carino come posto per passare un pomeriggio in completa tranquillità estiva. Sì. Perché questi posti, ragazzi, sono aperti solamente l'estate. E per ricordare che abbiamo vinto gli europei. Coming to home, sbarrato, coming to room. E ora ci rilassiamo un po' sulle sdraie del Martini. Oh,
Ed eccoci qui ragazzi alla fine di questo video, speriamo che questi posti vi siano piaciuti. Un po' fuori dal normale, fuori dal comune, dai soliti standard parigini. C'è un sole pazzesco, infatti non riesco a parlare, non riesco a vedere la camera. Esatto. Ma comunque sia, anche noi era la prima volta che abbiamo visto questi posti. Merita di passarci almeno mezza giornata su ciascuno di essi. Lasciate un like per supportarci e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere la notifica sui nostri prossimi video. E al prossimo video. Ciao! Ciao.